Ah, Riccardo, complimenti, una vittoria eccezionale dopo un'annata di TF, primo challenger dell'anno, qualificato, vinto al primo turno e arriverà anche il best ranking. Oggi una partita perfetta per te. Iniziamo col fatto che quest'anno non era iniziata nei migliori modi, tanto ho fatto 9 primi turni in fila, quindi ritrovarsi a questo punto in questo momento della stagione è, diciamo, quasi una sorpresa. Era stato messo nel calendario di fare qualche challenger, non mi aspettavo così, devo essere sincero, nella prima apparizione di quest'anno di riuscire a esprimere comunque questo livello di tennis, soprattutto espresso al meglio. Adesso al secondo turno un altro derby contro Magher o Arnaboldi, sono due giocatori che conosci? Sì, sono due giocatori, conosco molto meglio Magher, Arnaboldi ormai non lo vedo da tanti anni perché come sappiamo anche sì, tornei maggiori dei miei. E Magher ultimamente ha cominciato già a fare molti tornei challenge di questo tipo. Sono due giocatori, da quello che mi ricordo di Arnaboldi, abbastanza differenti. E per quello che conosco Magher è un ottimo giocatore, uno con molte potenzialità. E attenderò uno di due e poi vedremo cosa fare, cosa si può fare. Ultima cosa, sei seguito da Fabio Colangelo, come va la collaborazione con lui, come ti trovi? Come ho detto, è iniziata male a livello di risultati, ma sapevo che stavamo lavorando nella direzione giusta. E i risultati poi col tempo, soprattutto negli ultimi 2 mesi, sono arrivati e diciamo che soprattutto oggi, comunque la vittoria dei primi TF, lo dimostrano, sì, il fatto che stiamo facendo un ottimo lavoro. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie.